un'ascoltatrice davvero speciale, mia figlia Maddalena, e insieme andremo a divertirci con graffiti art. Art! È arrivato il momento di andare ad aprire la scatola. Ma cosa c'è? Wow! Scusate, sono una mamma un po' sbalata. Allora, questo me lo tieni. Iniziamo subito con l'ammirare questa fantastica scatola, che è un vero e proprio desk. Guardate, tutti questi buchini servono per andare a mettere i colori. 6 colori cancellabili, li possiamo mettere tutti qui. 6 pennarelli che possono cambiare 3 colori. Poi dopo vi farò vedere come. Quindi 6x3, 18 colori possiamo fare con questi pennarelli, ragazzi. 3 pennarelli magici, 2 con la letterina A e 1 con la letterina B. Abbiamo anche 2 strepitosi, mega galattici, eccezionali, soffia, soffia! Se riesco a tirarli fuori ve lo faccio vedere. Oh, ce la faccio! Questi li mettiamo qua. Oltre a questi fantastici pennarelli, che poi andremo a vedere come si useranno, troviamo un album, graffiti album, bellissimo, con tantissime immagini da andare a pitturare, colorare, e poi degli stencil di tutti i tipi. C'è un orsetto, l'orsetto con gli occhiali, i dolcetti, uno skateboard, letterine e tanto altro ancora. Vi spiego subito la differenza dei pennarelli cancellabili e dei pennarelli cambia tre colori. Questi sono i cancellabili, potete vederlo sia dalla scritta che c'è qui proprio il pennarello, ma lo capite anche perché sia il tappo che il fusto è dello stesso colore e il fondo è bianco, mentre il pennarello cambia tre colori, lo riconoscete perché appunto è composto da tre colori, quelli che poi potrà andare ad assumere. Vero Maddi? Maddi, vogliamo far vedere come si utilizzano questi fantastici pennarelli cancellabili? Che ne dici? Sei pronta? Dammi 5! Woo! Facciamo un bellissimo cerchio, forse era meglio che lo facevi tu, perché bellissimo proprio il mio non è, perché con questi prodotti non bisogna essere precisi, si può provare, riprovare, cancellare, vedete qui sono, è venuto male, quindi io posso fare così e sistemo il mio cerchio. Visto Maddi? Tempo a vedere cosa possiamo fare all'interno del cerchio. Oh, cosa andremo a fare? Un cuore! Che meraviglia! Poi una stellina! Che carina! Adesso invece vi spiegherò come funziona. Il pennarello cambia tre colori. Vai Maddi, fai un bel cerchio grande e coloralo tu. Adesso, Maddalena, vorrei vedere delle decorazioni arancio. Quale pennarello magico dobbiamo prendere? A o B? A. Ah, non ci credo, voglio vedere. Oh, è vero! Ma che spettacolo! Bellissimo! E fammi un altro tipo di decorazione con il verde. Quindi dobbiamo usare per il verde il pennarello magico B. B. Avete visto che spettacolo? Ma questo è solo un esempio per farvi capire come funzionano questi eccezionali prodotti. Ieri io e lei abbiamo realizzato questo. Ta-da! Ma lo sapete che tutto quello che abbiamo fatto fino adesso lo possiamo fare anche con l'aerografo? Possiamo metterci all'interno il pennarello cambia tre colori e il pennarello cancellabili. Fai un bel respiro. Ah, non è vero. Prima prendi il colore, metti il colore all'interno del soffia soffia. Bravissima. Poi prendi fiato, fai un bel respiro, vai! E iniziamo a soffiare sulla lettera M. Ma che bello! Bravissima! All'interno della scatola troviamo anche degli stencil. Adesso noi abbiamo preso il cupcake e lo andremo a colorare insieme con i pennarelli cambia tre colori. Io inizio da qui, Maddi, se mi vuoi aiutare. Voilà, che meraviglia! E adesso vediamo cosa accadrà se inseriremo nel soffia soffia il pennarello B.
Vai Matti. Che meraviglia! Brava Matti, sei un artista! Questo è quello che abbiamo fatto oggi. Ma in realtà lo sapete che questi colori li potete utilizzare anche nei tessuti, con degli stencil, o negli zaini, nelle scarpe, dove volete. Vi ricordo che Graffiti Art lo potete trovare nei migliori superstore, come l'ho detto, e cartolerie in tutta Italia. Ma vi ricordo anche un'altra cosa, seguiteci su YouTube, sul canale Mitama TV, su Facebook Mitama e su Instagram Mitama Generation e Mitama Official, e poi anche su TikTok. Un grande saluto da mamma e figlia Mitama.